tempo di pausa in categoria. Fanno eccezione eccellenza e promozione. La singola attenzione all'inseguimento dei grandi obiettivi continua. E febbraio entra nel vivo tra pioggia e i suoi venti sferzanti, come il calcio dilettantistico con i suoi esaltanti big match. Giornata 21 con stuzzicanti incroci in eccellenza. L'imbattuta Lupa Castelli Romani riceve i ragazzi del Borgo Podgora, inseriti nel bel mezzo della lotta per il podio. È una sfida a più squadre nella quale è immersa anche l'Alba Longa, che riceverà il Boville al Pio XII, mentre sarà fondamentale invece la trasferta a Ciampino del Real Pomezia. I giovani guerrieri di Persia puntano a vincere la battaglia in trasferta e ad approfittare del contemporaneo duello tra Colleferro e Lariano. È una mano di poker poi in promozione. Aria di pathos tra orgoglio e talenti al Delio Chimenti. Il Cedi al Lido De Pini riceve il Morandi. Memore dell'andata, il presidente Montioni spera sia una giornata fortunata per la svolta dell'annata sportiva. Esaustiva e senza bisogno di ulteriori spiegazioni è poi la sfida eterna del comunale. Unipomezia Virtus, Team Nuova Florida. Il derby infinito che dura dalla terza, una mega festa di sport. E non è finita, perché al super show calcistico di febbraio si unisce anche il Nettuno. Al Masin arriva l'Ostia Antica e Catanzani intende proseguire nella storica cavalcata contro il club della storica città. Chissà come finirà, quel che è certo è che al grande party di eccellenza e promozione non manca nessuno. Uno a uno, i grandi ambiziosi club si sfidano assetati di successo ed è lo stesso che alimenta i recuperi dei match di categoria. Che ci sia sole o tormenta, noi li seguiremo. E poi ci troveremo ancora una volta qui, in diretta TV, su Pontina Calcio Show.